Buongiorno, cercherò di essere breve. Volevo fare un intervento di carattere un pochino forse più operativo, in quanto come area lavori pubblici, ovviamente, come immaginerete, seguiamo tutti quelli che sono gli interventi sul territorio e a fronte di una programmazione triennale obbligatoria per legge di tutti gli interventi delle opere pubbliche. L'area si è dotata di un sistema che consente di censire ogni intervento, un sistema informatico dinamico che consente di censire ogni intervento, di delinearne le caratteristiche, gli importi, tutti gli elementi caratteristici e monitorarne l'andamento nel corso di tutto l'iter procedimentale, a partire dalla gara, dall'avvio della gara, sino all'esecuzione di tutti i lavori, sino al collaudo e a tutte le operazioni che portano alla consegna delle opere al comune e al territorio. Questa è la gestione, diciamo, ordinaria di tutti i nostri lavori. Negli ultimi anni, ahimè, come sapete, Genova è stata colpita da due eventi alluvionali che hanno determinato la necessità di intervenire in modo pesante sul territorio. Abbiamo aperto nel 2010, a seguito dell'alluvione di Sestri, una trentina di cantieri solo pubblici e a seguito dell'ultimo evento alluvionale abbiamo attivato cantieri in termini di sommorgenza per circa una novantina di interventi. Ovviamente, rispetto alla gestione di questi fatti, avremmo avuto necessità di poter tempestivamente inserire tutti i dati, mapparli, monitorarli, renderli noti al nostro interno per poter interagire trasversalmente tra tutte le nostre strutture, perché ovviamente non ci sono solo i lavori pubblici, ma sono tante le strutture coinvolte. Adesso vedete sul video, questo è un'esemplificazione abbastanza rapida, è un video sul quale vedete quella che è stata la mappatura degli interventi e la procedura che abbiamo sviluppato e che ci ha consentito e che speriamo di poter migliorare, che ci possa consentire in futuro di meglio intervenire. Tutti i puntini che vedete indicati sono tutti punti di intervento, cioè punti in cui si sono rilevate criticità e rispetto ai quali abbiamo attivato dei cantieri. Lì siamo in Via Donghi, per esempio, ne avrete forse, ahimè, anche avuto notizia. Questa è un'esemplificazione. Abbiamo una voragine che si è determinata nel distacco tra due edifici e voi vedete la procedura attraverso la quale noi operiamo e quindi andiamo per ogni punto critico a delineare. Partiamo da una definizione dell'intervento e poi andiamo a delineare la tipologia di lavori da effettuare, stimiamo quello che deve essere il costo dell'intervento in essere. E adesso mi spiace perché non riesco a illustrarvi, però man mano che vanno le immagini, questa voi vedete semplicemente quella che è la procedura che il singolo tecnico operatore mette in atto. La cosa interessante è che abbiamo cercato di collegare il nostro sistema ad un altro sistema di raccolta dati che è di carattere regionale e anzi nazionale di protezione civile, perché ogni intervento obbligatoriamente deve essere entro 20 giorni dalla data dell'evento essere comunicato alla regione e alla protezione civile in modo tale da poter attivare successivamente le richieste di contributo laddove a livello nazionale possono essere liberate risorse e conseguentemente poterle attivare secondo livelli di priorità degli stessi interventi. Qua vedete come nel nostro sistema ovviamente c'è un accesso ovviamente protetto da parte di tutte le persone che possono accedere al sistema. Però è anche vero che è nostra intenzione, e già una piastra dati è già quasi pronta, vorremmo dare visibilità a quello che è l'insieme degli interventi che si muovono sul territorio, sia in via ordinaria, quindi tutti gli interventi che seguono la programmazione, ma anche tutti gli interventi che derivano da, come in questo caso, da un evento calamitoso come quello
di queste, come quelli di queste due ultime alluvioni. Qua prosegue ancora quella che è la schedatura del nostro caso. Qui vedete nella parte finale come il singolo intervento che all'inizio abbiamo visto su Via Donghi viene schedato sia per la regione sia ai nostri fini, e molti dei dati inseriti nel sistema potranno essere visibili attraverso il sito del Comune di Genova e quindi essere resi noti e pubblici per ciascun cittadino. Ovviamente la parte che riguarda la schedatura, che invece adesso qui vedete una scheda completa compilata al nostro interno, inviata poi alla regione, che tiene conto anche di tutti gli interventi al contorno, ovviamente questi sono dati che resteranno nell'ambito degli enti territoriali, in questo caso regione e comune. Nella parte finale, ecco, questo è il sistema che potrebbe essere in larga parte reso pubblico, ed è proprio quel sistema, ecco, qui vedete l'intero territorio comunale, tutte le parti colorate ovviamente fanno riferimento a interventi pubblici di varia natura. In oggi anche i 110 interventi che sono stati attivati per le due alluvioni sono stati inseriti in questa banca dati, e ci auguriamo di poter insomma, migliorare ancora il sistema, ma soprattutto renderlo noto alla collettività. Ecco, questo lascio andare le immagini, sì, direi concluderei. Posso farle una piccola o domanda proposta metà e metà? Sì. Perché durante l'alluvione io da fuori, perché non vivo a Genova, l'ho vissuta su Twitter. Perché, poi insomma, lì è il tweet wall che ci racconta cosa sta succedendo adesso qui, ma lo racconta anche al mondo, chiunque sia su internet. E su Twitter immediatamente si è lanciata una grossissima campagna di solidarietà, anche se non altro per segnalare il numero verde cui chiamare in caso di emergenza, che già non era poco. Forse dovreste provare a integrare questa cosa, che mi sembra già molto bella, perché già fornisce lo strumento di base, con il crowd, come dicevamo prima, quindi con la gente, e poi magari chiederemo anche al terzo settore come possono eventualmente intervenire in questo campo, o no? Sì, credo, dovremmo lavorarci sicuramente. Infatti voglio dire, è di tutta evidenza che una delle criticità che è emersa e che emergono in questa situazione è proprio, come dire, il tempo che intercorre tra l'evento e la, come dire, la rilevazione di un evento, di una criticità, di una situazione, e il momento in cui questo dato può essere recepito e conseguentemente possa attivare un provvedimento a seguire. E su questo io credo che si possa operare, dovremo insieme ai nostri sistemi operativi, ma anche con il contributo di tutti, trovare una modalità che ci faccia passare alla possibilità di intervento da parte del cittadino, dell'operatore, certo, del terzo settore, insomma di tutti i soggetti possibili, certo, che possa interloquire con noi e noi immediatamente poter recepire. Dovete forse ed dargli lo spazio, perché se io devo registrarmi, far login e c'ho l'acqua alla gola nel vero senso della parola, certo, un tweet forse è quello che mi consente più facilmente di accedere. Dobbiamo trovare una soluzione. Trovare. Ecco.